Ecco, siamo nello stesso appezzamento dell'ultimo video che abbiamo fatto. Dietro di me c'erano queste albicocche in fiore, c'era lo spettacolo della fioritura. Ora non è più così, perché i fiori, dopo 15 giorni, hanno lasciato il posto ai frutti. La fioritura è andata bene come clima. Un tempo sereno per tantissimi giorni, non molta escursione termica tra il giorno e la notte, e tante api e bombi che impollinavano. Quindi ci sono tutte le premesse per essere andato tutto bene. Andiamo a controllare. Ecco, adesso siamo nella fase dell'allegagione, quindi l'ovario che è stato fecondato adesso sta ingrossando e sta spingendo via il calice del fiore che ormai non serve più. Come vedete ci sono delle albicocche di differente misura. Le più grandi, che sono destinate a diventare i frutti più belli, delle medie pezzature e delle piccole. Le piccole sono destinate a cadere perché non sono state impollinate a dovere. Quindi queste cadranno tutte e rimarranno le più belle. Tra 10 giorni sapremo la reale carica di frutto dell'albicocco e quindi a quel punto decideremo se fare il diradamento o no, perché la pianta ha una certa dose di energia da dare a tutti i frutti. Se ce n'è un numero elevato, la pezzatura sarà piccola e anche il livello organolettico non sarà soddisfacente. Invece noi passiamo a diradare prima che l'albicocco raggiunga le dimensioni di una noce, lasciandogli la carica giusta che serve a noi. Se tutto andrà bene, tra un paio di mesi le potremo gustare. A presto!